Cari amici, benvenuti alla 55esima tappa del nostro viaggio nella Bibbia. Siamo nell'epoca delle fake news. Su qualunque tema, se fate una ricerca sul web, potete trovare tutto l'incontrario di tutto. E oggi siamo in un tempo in cui poter conoscere come stanno realmente i fatti diventa sempre più complicato, sempre più difficile, perché siamo bombardati purtroppo da una tale mole di informazioni, spesso non verificabili, che rende arduo questo compito. E riguardo il tema delle fake news, molte persone ritengono che i Vangeli, che la Bibbia, contengono fondamentalmente delle fake news, siano delle invenzioni, siano delle storie costruite ad arte, ma che non hanno alcuna validità storica e per cui non possono essere prese in considerazione come fondanti per la fede, per la propria vita. Domanda: cosa ci garantisce che l'Evangelo non è una fake? Da dove i credenti cristiani trovano la certezza, la garanzia che i testi sacri che compongono il libro della Bibbia siano stati effettivamente rivelati da parte di Dio e quindi siano una parola assolutamente attendibile e affidabile su cui costruire la propria fede? Ecco, per rispondere a questa domanda, quest'oggi vorrei invitarvi ad aprire la Bibbia nella seconda epistola a Timoteo, perché questo scritto ci aiuta proprio a trovare la risposta a questa domanda. Prima però di aprire la scrittura vorrei chiederti di pregare insieme a me. Meraviglioso Padre, grazie per questa opportunità che ci rinnovi anche in questo momento di poter aprire e ascoltare la Tua parola. Donaci il Tuo Spirito Santo affinché ci possa guidare nella lettura, nella comprensione e soprattutto poi nella messa in pratica di quello che Tu ci trasmetterai, affinché possa servire a strutturare la nostra vita e la nostra fede. Grazie, Signore, per quello che ci darà la gioia di comprendere e di vivere. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Addentriamoci nella lettera di Seconda Timoteo, che esordisce quindi con Paolo Apostolo che scrive questo documento, e verso la parte finale troviamo queste parole: quanto a me, sto per essere offerto in libagione e il tempo della mia dipartita è vicino. Le libagioni erano delle offerte cultuali che venivano presentate nel Tempio a Dio. Paolo parla di se stesso come di una libagione, cioè come di un sacrificio a Dio. E qui, con questa immagine della libagione, sta presumibilmente parlando dell'avvicinarsi del giorno della sentenza nei suoi confronti. Lui agli arresti e stava attendendo il verdetto. Lui si era appellato a Cesare e in qualche modo l'imperatore si sarebbe dovuto esprimere riguardo il suo caso, e Paolo sapeva che stava correndo il pericolo di morte, e così poi in effetti sarebbe stato. E in qualche modo, prima di questo momento, quindi dove Paolo sarebbe stato poi martirizzato per la sua fede, scrive la seconda epistola a Timoteo, che viene considerato il vero e proprio testamento spirituale dell'apostolo Paolo, l'ultimo scritto, l'ultimo documento per coloro che protendono per quindi la redazione paolina di questo scritto che ci sia giunto a noi oggi. Seconda Timoteo è inserito all'interno di quelle che sono chiamate le epistole pastorali. Ne abbiamo parlato nella scorsa tappa. Sono Prima Timoteo, Seconda Timoteo e Tito. Hanno la caratteristica di non essere scritti destinati a delle comunità, ma a dei singoli che sono impegnati all'interno dell'opera, quindi Timoteo e Tito. E quindi vengono definite pastorali perché in modo particolare in queste epistole troviamo delle indicazioni su come era organizzata la Chiesa e l'impostazione appunto dell'attività
pastorale degli anziani e dei vescovi che si occupavano di quelle comunità. Per cui il discorso riguardo l'autore e la data di questi documenti va fatto per tutte e tre insieme, perché contengono tantissimi elementi in comune che fanno pensare quindi che siano state redatte dalla stessa mano. Per cui, per quanto riguarda l'autore, in genere la ipotesi tradizionale l'attribuisce appunto all'apostolo Paolo, che li ha scritti quindi per i suoi collaboratori Timoteo e Tito verso la fine della sua vita. Però esiste anche la teoria dei frammenti, secondo cui questi documenti, e quindi anche secondo Timoteo, contengono parte, diciamo, biografica di Paolo, e quindi sono parti delle sue parole, dei suoi pronunciamenti, che sono state però quindi completate da un altro scrittore posteriore, e quindi che ha poi completato questi scritti. C'è poi anche l'ipotesi pseudo-epigrafica, secondo cui è tutta opera di un ammiratore di Paolo che avrebbe scritto molto tempo dopo, però intestando quindi come mittente l'apostolo Paolo. Ovviamente in base a quale ipotesi si sceglie cambia anche la datazione, per cui se riteniamo che sia stato Paolo a scrivere siamo verso la seconda metà degli anni 60 d.C., per quanto riguarda la teoria dei frammenti, se è stato invece qualche suo quindi ammiratore che ha preso parte dei suoi scritti e li ha completati, siamo verso la fine del primo secolo d.C., mentre per l'ipotesi pseudo-epigrafa siamo addirittura nel secondo secolo d.C. Noi propendiamo per la prima ipotesi, cioè per l'autenticità paolina. E l'epistola quindi inizia con queste parole: Paolo a Timoteo, mio caro figlio. Ritorna, come che già abbiamo visto in prima Timoteo, questa espressione di Paolo che definisce Timoteo il suo figlio spirituale, e quindi c'è un divario d'età tra Paolo e Timoteo, ma c'è anche un ruolo che evidentemente Paolo ha avuto nella vita spirituale di Timoteo, perché non solo ha contribuito alla sua fede, ma ha contribuito anche alla sua vocazione come missionario, come quindi un operaio nell'opera cristiana. Timoteo era un giovane di famiglia cristiana, da parte di madre convertito alla predicazione dell'apostolo Paolo, che ne diventa compagno quindi nella missione. E troviamo in seconda Timoteo queste parole: ricordo la fede non finta che è in te, e che abitò prima in Loide tua nonna ed in Eunice tua madre, e sono persuaso che abita anche in te. Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mani. Quindi la fede di Timoteo in Cristo Gesù discende dalla nonna e discende dalla madre, che gli hanno trasmesso appunto questa eredità spirituale che lui ha fatto suo, ne ha fatto tesoro, a tal punto che ha deciso di consacrare l'intera sua vita per predicare l'Evangelo di Cristo. E qui Paolo esorta Timoteo, come farebbe con ognuno di noi, con ogni credente, a ravvivare la propria fede, che la fede sia viva, che la fede sia una fede entusiasta, una fede appassionata, una fede in grado poi di concretizzarsi in gesti, in iniziative, in servizio, che possa portare l'amore di Gesù a più persone possibili. Ancora, in Atti 16 troviamo queste parole: ora egli giunse a Derbe, a Listra, e qui c'era un discepolo di nome Timoteo, figlio di una donna giudea credente, ma di padre greco, di cui rendevano buona testimonianza i fratelli di Listra e di Iconio. Paolo volle che questi andasse con lui, così presolo con sé, lo circoncise a motivo dei giudei, perché tutti sapevano che suo padre era greco. Quindi nella località di Derbe, di Listra, siamo nell'Asia Minore, Paolo incontra Timoteo con la sua famiglia e vede in questo giovane delle qualità, delle capacità che potevano essere utilizzate in modo straordinario a servizio della Chiesa, a servizio dell'opera di Cristo, per cui lo coinvolge e in qualche modo Paolo diventerà il mentore di Timoteo, quindi trasmettendogli, diciamo,
quelli che sono, potremmo dire, i segreti del mestiere, no? Come se fosse proprio in una bottega da apprendista, ma qui siamo nella bottega dell'Evangelo, dove Paolo gli trasmette quindi non solo la conoscenza del meraviglioso messaggio della salvezza in Cristo Gesù, ma anche poi quella capacità di saperla trasmettere agli altri, di saperla proclamare, di saper quindi aiutare le persone ad accogliere Gesù nella propria vita e a fare un cammino di vita insieme a Lui, e quindi anche poter organizzare delle chiese, poterle impiantare, poterle gestire. Coloro che ritengono autentica l'epistola a Seconda Timoteo lo considerano l'ultima epistola di Paolo, redatta probabilmente in una prigione di Roma durante la seconda e ultima detenzione romana, conclusasi con la sua esecuzione capitale tra il 66 e il 68 dopo Cristo. Quindi come luogo della redazione una prigione, in quello che probabilmente è il momento più drammatico della vita dell'Apostolo Paolo, che si sarebbe conclusa con la sua morte, con il suo martirio. Quindi possiamo immaginare Paolo assorto da questi pensieri molto preoccupati per le sue sorti, ma in modo particolare scopriremo che la sua principale preoccupazione non è tanto per sé, quanto per l'opera del Signore a cui aveva dedicato gli ultimi 30 anni della sua vita e che adesso avrebbe fatto a meno di lui se fosse stato condannato a morte. E Paolo voleva accertarsi che quest'opera potesse proseguire e avanzare quindi senza alcun impedimento. E qui abbiamo la struttura di Seconda Timoteo, che si può dividere in due parti: resistenza nel presente e resistenza nel futuro. La prima parte, il capitolo 1, c'è una chiamata di Paolo a Timoteo alla lealtà, e per cui invita a fortificarsi nel Vangelo. Nel capitolo 2 c'è invece una chiamata al ministero, e quindi c'è un invito a perseverare nel Vangelo. Questa è la prima parte per quanto riguarda il tempo presente, quindi c'è bisogno di forza, c'è bisogno di perseveranza, perché le sfide sono ardue, le sfide sono molto molto ostiche e bisogna quindi affrontarle con tutta la forza e con tutta la preparazione possibile. Ma poi Paolo pensa anche al futuro, e qui c'è la chiamata alla verità nel capitolo 3, dove c'è l'invito a proteggere il Vangelo. Il Vangelo va difeso, va tutelato, va conservato. E poi al capitolo 4 c'è la chiamata al servizio, quindi la proclamazione dell'Evangelo. Il Vangelo va annunciato, va condiviso, va quindi trasmesso alle nuove generazioni, alle persone di tutto il mondo. Per cui ecco, tutto nella seconda epistola a Timoteo dà questa idea appunto di partenza da parte dell'Apostolo Paolo, di partita, e in qualche modo ecco c'è un lascito che l'Apostolo trasmette ai suoi collaboratori e tramite loro alla Chiesa intera. E per cui l'invito qui di Paolo è resistere, anche se io non ci sarò più, l'opera di Dio proseguirà, andrà avanti, sarete voi adesso, dice Paolo, i suoi collaboratori, i primi responsabili di quest'opera, come lo sono stato io per tanti anni. Quindi il tema di Seconda Timoteo è molto semplice: custodire la verità, il lavoro di custodia, che è un compito che non è soltanto quindi degli apostoli, degli uomini della Bibbia, come non è diciamo peculiarità esclusiva soltanto dei ministri di culto, dei missionari. Questo è una esortazione, un invito rivolta a tutti coloro che si professano discepoli di Gesù, cristiani. Il primo compito è quello di custodire la verità. E allora addentriamoci nel messaggio di Seconda Timoteo per capire cosa significa, in che modo si può custodire la verità. Come si custodisce la verità? Ecco, questo verbo custodire è una delle parole chiave di Seconda Timoteo, e Paolo scrive al capitolo 1 versetti 14 e 12: custodisci il buon deposito che ti è stato affidato mediante lo Spirito Santo che abita in noi, e sono persuaso che egli è capace di custodire il deposito fino a quel giorno.
Noi abbiamo ricevuto, dice Paolo, un deposito. Bella l'immagine del deposito, dall'idea di un caveau di una banca, no? Dove sono protetti, difesi, custoditi dei beni inestimabili, dei beni preziosi, un tesoro. Ecco, noi abbiamo ricevuto un tesoro. In qualità di cristiani, di discepoli di Cristo, noi abbiamo ricevuto il più grande tesoro che ci sia sulla faccia della terra, la conoscenza di Gesù e il dono della sua grazia, e il dono di un mondo addirittura, della vita eterna. E questo deposito, quindi questo tesoro preziosissimo, appunto come tutti i tesori, va custodito, cioè va conservato, va preservato, va tutelato, non deve essere sciupato, non deve essere dilapidato, non deve essere sprecato. Un tesoro non può diventare in qualche modo qualcosa di inutile, di inutilizzabile, perché perderebbe quindi la sua funzione di arricchire, di aprire quindi a delle possibilità di vita. Ecco, l'Evangelo, affinché sia custodito, occorre l'azione dello Spirito Santo. Non puoi custodirlo da te personalmente, con le tue forze, con le tue capacità, perché sì, quello sarebbe il modo migliore per dilapidare, scialacquare, diciamo, questo tesoro. No. La Bibbia ci invita a custodire l'Evangelo mediante lo Spirito Santo. Infatti, da un lato Paolo invita Timoteo a custodire il buon deposito, ma poi dopo Paolo dice che fondamentalmente è lo Spirito che custodisce il deposito, che è noi fino al giorno di Cristo Gesù. Infatti lo Spirito Santo viene definito da Paolo il sigillo o la caparra. Il sigillo aveva la funzione di autenticare, mentre la caparra aveva la funzione di garantire. Ecco, è lo Spirito Santo che autentica e garantisce il tesoro dell'Evangelo nella nostra vita, perché è lo Spirito che implementa l'Evangelo nella nostra vita, cioè quei valori, quella speranza e quella verità che Gesù ci ha trasmesso. Lo Spirito lo iscrive direttamente nelle nostre cellule, nel nostro DNA, nel nostro cuore, perché diventino parte di noi e perché siano a strutturare la nostra esistenza, il nostro modo di essere, di sentire, di ragionare, e quindi anche le nostre parole e azioni. Quindi il modo migliore per custodire l'Evangelo è viverlo, fondamentalmente vivendo una vita di comunione con lo Spirito Santo. Fede poi fondamentalmente è relazione, incontro tra la volontà di Dio e la nostra volontà, di appunto esserci l'uno per l'altro, essere quindi in comunione, essere in relazione. E questo custodire l'Evangelo deve essere poi un custodire fino alla fine, fino anche a volte a delle estreme conseguenze, fino ad essere pronti a fare anche delle scelte radicali per questo Vangelo. Dice Paolo in 2 Timoteo 3,12: infatti tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Mettilo in conto che custodire il Vangelo non è sempre facile. Perché non è facile? Perché siamo in un mondo ostile, dove purtroppo ci sono le forze del male, dove ci troviamo nel mezzo di un gran conflitto tra il bene e il male, dove Paolo parlerà a Timoteo in questa epistola, confidando nel fatto che Dio è capace di liberarlo dalle fauci del leone, dove però Paolo per leone non intendeva i leoni che usavano i romani nelle arene per i loro divertimenti, dove delle persone innocenti venivano sbranate. Paolo aveva in mente piuttosto ciò che aveva in mente anche Pietro quando parlava di Satana che va in giro intorno agli uomini e alle donne come un leone ruggente, cercando chi poter sbranare. Il vero, diciamo, leone da tenere a bada, da cui fare molta attenzione, perché da lui siamo minacciati, è appunto il nemico, è appunto Satana. E coloro che
si schierano dalla parte di Gesù in questa vita e quindi vogliono seguirlo con tutto il cuore, dice Paolo, lo devono mettere in conto, avranno delle difficoltà, avranno degli ostacoli, a volte questi ostacoli si manifestano e concretizzano già a partire dalla propria famiglia, quando si sceglie di convertirsi a Gesù, e a volte questo cambiamento di stile di vita, questo cambiamento profondo e radicale della propria spiritualità, della propria fede, che poi abbraccia ogni ambito dell'esistenza, non viene spesso accettato, non viene spesso preso di buon grado dalle persone più vicino. E a volte ci sono delle situazioni di tensioni, di cambiamenti di relazioni, di conflitti interpersonali che vanno gestiti. Altre volte la fede porterà ad avere dei problemi nella società, con le persone con cui siamo in contatto, nell'ambito lavorativo, ad esempio, oppure difficoltà di altra natura, perché purtroppo il male, che è assurdo e senza senso, a volte trova dei modi veramente inaspettati per colpire. Ecco, dice Paolo, tu devi mettere in conto, siamo in una guerra purtroppo che si combatte nello scenario, nel palcoscenico del mondo, ma anche dei nostri cuori, delle nostre coscienze, e quindi dobbiamo essere preparati a questo e non dobbiamo scoraggiarci quando arrivano le difficoltà, quando arrivano i momenti difficili, perché fanno parte della vita e fanno parte della fede. Questo essere pronti a tutto, ecco, lo vediamo poi nelle espressioni che Paolo utilizza nella epistola a Seconda Timoteo. Ripensando alle tue lacrime, soffri anche tu per l'Evangelo. Per questo motivo io soffro. Tu dunque sopporta afflizioni. Evangelo per il quale soffro, perché perciò io soffro ogni cosa. Hai seguito le mie sofferenze. Alessandro il ramaio mi ha fatto molto soffrire. Vedete quante volte torna questo verbo, no? Soffrire, nell'epistola di Paolo. Paolo sta soffrendo, non lo nasconde. Paolo è un uomo come tutti quanti noi, e come tutti noi si confronta anche con questo tipo di realtà, ma lui è pronto ad affrontare quelle sofferenze. Poi fa riferimento anche alle sofferenze di Timoteo, perché appunto lui, che ha sposato la stessa causa di Paolo, si trova a vivere le medesime dinamiche e quindi è esposto alle medesime difficoltà e sfide. Per cui, ecco, è un ministero svolto con le lacrime, con le rinunce, con la sofferenza, eppure con una profonda gioia, con una grande dignità, con una profonda fiducia nell'animo di sapere che stanno dedicando e spendendo la propria vita per la causa più nobile che ci sia, per Cristo Gesù, e loro ne sono onorati, e non c'è difficoltà, non c'è sfida che tenga, che possa essere capace di farli dissuadere dal loro proposito di essere strumenti di Cristo Gesù, suoi discepoli, neppure la morte. E infatti c'è l'altra espressione forte che Paolo utilizza a proposito del custodire, questo custodire, no, a ogni costo, fino alla fine. Capitolo 4, versetti da 6 a 8. So per essere offerto in libagione, il tempo della mia dipartita è vicino. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Per il resto mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Ecco le ultime parole di Paolo, il suo testamento spirituale. Paolo può affermare, può dire: io ho combattuto il buon combattimento, la buona guerra. Lui così chiama la vita cristiana, perché su questa terra purtroppo Gesù non è stato accolto come Signore, come Salvatore, come Creatore, come lui avrebbe meritato, perché tale è, ma purtroppo è stato perseguitato e poi ucciso. Gesù dice: se hanno fatto questo a me, no? Figuratevi a voi, se l'hanno fatto al Maestro, se l'hanno fatto, usa l'immagine, no? Del legno verde, cosa faranno voi, no? Cosa faranno al legno secco? Ecco, Paolo ha combattuto il buon combattimento e lui dice: ho conservato la fede. Non ho perso la fede in Gesù,
Ne ho affrontate tante nella mia vita. Nelle sue epistole troviamo gli elenchi di tutte le difficoltà, le peripezie dell'Apostolo Paolo. Tante volte vicino alla morte è stato liberato, ha avuto tantissime privazioni, è stato oggetto di tantissimo odio. Eppure Paolo non ha mai abiurato, non ha mai abbandonato Gesù, né tantomeno la Chiesa e la vocazione che aveva ricevuto, ma ha svolto il suo compito fino alla fine. Usa l'immagine poi presa dalle Olimpiadi greche, no? Ho finito la corsa, quindi è partito, ha compiuto il suo giro della pista ed è arrivato al traguardo, è arrivato quindi a quella che era la meta, e la meta era conservare la fede fino alla fine, perseverare fino all'ultimo giorno. E ora che sente che la sua vita sta per finire, Paolo ha una certezza, ha una sicurezza: mi è riservata la corona d'oro che in quel giorno Gesù mi assegnerà, e l'assegnerà non soltanto a me, ma anche a tutti coloro che hanno amato la sua apparizione. L'immagine della corona, Stefanos in greco, è l'immagine del ricevere un regno da parte di Gesù, il regno dei cieli, che è niente di meno ciò che Gesù ha promesso a tutti coloro che accolgono il suo dono, la sua grazia, che è un regalo, che è una salvezza che è meritata, che non si può comprare, non si può conquistare, ma che si può soltanto accettare con tutto il cuore. E quando lo accetti con il cuore, non puoi non ricambiare questo amore incommensurabile di Gesù, che ha dato tutto se stesso per noi, morendo per noi, ricambiandolo con lo stesso amore, un amore pronto a tutto, un amore che c'è fino alla fine, un amore quindi che custodisce tutta la bellezza, tutta la ricchezza di questa relazione, di questa comunione, di questa vita trasformata attraverso l'incontro di Cristo Gesù. Ecco, qui c'è l'essenza della fede cristiana. Ogni autentico cristiano è chiamato, come dice Gesù, a prendere la sua croce e a seguirlo rinunciando a se stesso. Ecco, seguire Gesù significa porre Gesù al centro della nostra vita, l'alfa e l'omega, il principio e la fine, il tutto della nostra vita. Per cui Gesù è quanto di più importante per un credente, ed è Gesù che poi dà senso e valore a tutto il resto, no, della nostra vita, a tutti gli altri ambiti della nostra esistenza. E questa comunione con Gesù, questa fede in Gesù, porta a vivere una vita nuova, fatta con nuove consapevolezze, che ha delle nuove prospettive, che si apre degli orizzonti inimmaginabili prima, che vanno vissuti fino in fondo insieme a Cristo Gesù. Che bello poter arrivare al termine della propria vita e pronunciare le parole qui che ha pronunciato Paolo: ho combattuto il buon combattimento, ho corso la corsa e ora ho conservato la fede, mi aspetta la corona d'oro che Gesù stesso mi assegnerà. Bellissimo. Ecco, questo è ciò che Paolo dichiara, e che Paolo nella sua vita, in qualche modo anche poco prima della sua morte, diventa un esempio per tutti quanti noi: saper vivere fino alla fine, fino all'ultimo, con una straordinaria fede, una straordinaria fiducia in Gesù. Dice Paolo: similmente, se uno compete nelle gare atletiche, riceve la corona unicamente se ha lottato secondo le regole. Bellissimo. Non è importante soltanto correre, no, la gara della vita, ma bisogna correre rispettando le regole. Quindi l'impegno, anche la lotta in qualche modo, no, che il buon combattimento cristiano comporta, deve essere fatto secondo le regole, cioè fondandoci e basandoci su quei valori, su quei principi che Gesù ci ha dato, che poi alla fine sono quei consigli, sono le ricette, per quanto dipende da noi, per vivere una vita buona, per ricercare il bene e il meglio per noi e per gli altri. Questo è in sintesi il messaggio che Paolo trasmette a Timoteo, ma in realtà con questa epistola a tutti quanti noi.
E adesso vorrei, in conclusione, soffermarmi su quella che è la questio dell'epistola, cioè il motivo che spinge Paolo a scrivere questo documento, questa lettera, perché c'è qualcosa di veramente molto importante da poter cogliere nel suo contenuto. Qual è la questio dell'epistola di Seconda Timoteo, cioè la causa, il motivo che porta a redigere questo documento? Senz'altro la causa è la vicina sentenza che l'Apostolo Paolo stava attendendo e quindi la presumibile sua condanna a morte che di lì a poco avrebbe ricevuto. Ma questo non è l'unico motivo che ha spinto Paolo a scrivere questa lettera. Un indizio della questione dell'epistola la troviamo nell'ultimo capitolo, dove Paolo scrive queste parole. Paolo parla a Timoteo e gli dice: quando verrai, porta il mantello che ho lasciato a Troade, presso Carpo, e i libri, soprattutto le pergamene. Qui troviamo un piccolo spaccato della vita intima, della vita quotidiana di Paolo. Paolo che chiede a Timoteo di portargli il suo mantello che aveva lasciato a Troade presso Carpo. Quindi immaginiamo Paolo che si spostava da una città all'altra per predicare l'Evangelo, per avere cura delle chiese o impiantare nuove chiese, e viveva fondamentalmente della liberalità delle persone che lo accoglievano nella propria casa, lo ospitavano. A volte nei suoi viaggi non riusciva a portare tutti, i suoi averi, i suoi beni, e qui comprendiamo, no, ciò che gli stava più a cuore erano i suoi libri, erano le sue pergamene, i manoscritti che quindi facevano parte poi della sua vita spirituale, ma in modo particolare del suo ministero pastorale. Quindi troviamo un uomo che è stato fariseo, figlio di fariseo, allevato alla scuola di Gamaliele, uno dei principali farisei dell'epoca, quindi che aveva una grandissima formazione biblica, scritturale, giudaica, che poi aveva conosciuto Gesù sulla via di Damasco, e dice che si è ritirato, Paolo lo scrive nell'Epistola ai Galati, 3 anni in Arabia, probabilmente quindi per prendersi tutto il tempo necessario per rileggere la scrittura alla luce di Cristo Gesù. E poi lo troviamo preparato, formato, ben equipaggiato per l'opera che avrebbe svolto nel resto della sua vita, di proclamare l'Evangelo, e l'ho fatto sia con la predicazione orale, dando quindi studi biblici alle persone, facendole conoscere Cristo Gesù e la conoscenza del suo Evangelo, ma l'ho fatto anche poi scrivendo. Paolo è stato uno degli autori più prolifici del Nuovo Testamento. Mezzo Nuovo Testamento l'ha scritto l'Apostolo Paolo fondamentalmente, ma non solo. Quindi quando chiede di portargli il mantello, qui possiamo immaginare una sorta di poncio, quindi un mantello fatto di un unico pezzo di stoffa con un buco al centro per la testa, quindi per ripararsi dal freddo invernale, quindi che lo avrebbe tenuto caldo. Quindi chiede questo mantello, ma chiede in modo particolare i libri, soprattutto le pergamene. Domanda: quali erano questi libri, cos'erano queste pergamene che Paolo richiede che gli fossero portati? Ci piacerebbe molto saperlo. Qualcuno ha ipotizzato che stava chiedendo di portargli i rotoli dell'Antico Testamento e di portargli anche poi quelli che erano i suoi appunti, o forse degli scritti giudaici che gli erano serviti nei suoi anni di studio e anche per il suo ministero. Qualcun altro ha ipotizzato che tra queste pergamene ci fossero anche delle notazioni dei detti di Gesù, dei suoi discorsi, le sue parole, le testimonianze delle persone che hanno incontrato Gesù e che hanno assistito ai suoi miracoli. Quindi tutta una serie di materiale che Paolo poi utilizzava per la sua predicazione, che utilizzava quindi per il suo ministero. E quindi chiede a Timoteo di fargli il piacere di passare da Troade e di portargli questo materiale. Ma non solo, gli dà anche un'altra informazione,
un'altra richiesta, quello di arrivare presto, perché soltanto Luca è in quel momento con Paolo e Paolo quindi si sente solo. Paolo è rimasto solo, nella lettera scriverà che è stato abbandonato, si è sentito abbandonato dalla Chiesa. È tristissimo quando una persona dichiara di sentirsi abbandonato dalla Chiesa, di non avere avuto proprio nel momento del bisogno quella vicinanza, quel sentire l'affetto, sentire l'interessamento, sentire la cura di coloro che sono chiamati fratello e sorelle, per cui da cui ci si aspetta questo particolare amore, soprattutto nel momento in cui ce n'è maggiore necessità. Paolo dice: solo Luca è rimasto con me, quindi ho il suo sostegno senz'altro, ma vorrei avere anche il tuo, Timoteo. E poi chiede di portare con sé anche Marco, perché è molto utile nel ministero. Chi è Marco? Probabilmente Giovanni Marco, di cui si parla negli Atti degli Apostoli e nelle altre epistole di Paolo, che era il parente di Barnaba, che a un certo punto durante il viaggio missionario ha abbandonato Paolo e Barnaba, perché appunto, come abbiamo detto prima, il ministero costa sacrificio, costa dover a volte vivere delle sofferenze, e lui non ce l'aveva fatta ed era ritornato indietro. Addirittura Marco diventerà motivo della separazione tra Barnaba e Paolo, perché Barnaba poi voleva riprendere Marco nel viaggio missionario successivo. Paolo assolutamente no, perché si era dimostrato inaffidabile e aveva bisogno assolutamente di collaboratori che potessero invece assistere e poter quindi essere presenti fino alla fine del viaggio missionario. Evidentemente poi Paolo si ricrederà e riconoscerà che Marco era cresciuto, che Marco aveva fatto tesoro di quell'esperienza negativa e l'aveva tramutata quindi in una tappa per migliorare, per crescere verso il successo, perché poi dopo addirittura riconoscerà Paolo che Marco è molto utile nel ministero. Per cui qui c'è un insegnamento importantissimo: non arrenderti alle prime difficoltà, e se qualche volta si sbaglia, se qualche volta c'è qualcosa che non è andato come noi pensavamo, ecco, puoi sempre riprovare, c'è sempre una seconda possibilità con Gesù, e magari facendo tesoro degli errori e degli insuccessi passati puoi trovare quelle risorse, quella capacità per poter invece fare meglio e questa volta invece aprirti al successo e poter riuscire laddove prima avevi fallito. Però voglio farvi notare una cosa: chi è che sta chiamando Paolo con sé? Timoteo, Luca e Marco. Chi sono? A parte essere i suoi più, diciamo, intimi amici e fedeli collaboratori, se ci fate caso, sono anche gli autori dei primi Vangeli. Marco è l'autore del Vangelo più antico, e diciamo il primo che è stato redatto, di cui sappiamo che poi i Vangeli successivi, soprattutto quelli che vengono definiti sinottici, hanno ampiamente utilizzato questo documento nel loro interno. E poi Luca è l'autore poi dell'altro Vangelo e addirittura dell'opera lucana, dove c'è il primo tomo, il Vangelo, che parla della vita del ministero di Cristo Gesù, e poi c'è il secondo tomo, gli Atti degli Apostoli, che è la seconda parte, è il proseguo di questo racconto che parte dall'ascensione di Gesù e racconta di quella che è la storia della Chiesa delle origini, fino proprio a quel momento in cui Paolo si trova a Roma agli arresti domiciliari, e Atti termina con Paolo che è ancora in vita a Roma. Non fa alcun riferimento alla morte di Paolo, anche se con certezza è stato redatto dopo la morte di Paolo, quasi a significare che l'opera di Paolo, anche se Paolo non c'è più, prosegue, continua. E ha ben ragione Luca a terminare il libro degli Atti con queste immagini di Paolo ancora in vita. Perché? Perché effettivamente l'opera di Paolo è proseguita oltre la sua morte. Se pensiamo che dopo 2000 anni,
Tantissimi cristiani nel mondo ancora leggono il Nuovo Testamento, che metà è stato redatto da Paolo, poi c'è anche Marco, poi c'è anche Luca, e Paolo continua a parlarci, continua a edificarci, continua a essere spunto di riflessione, motivo di incoraggiamento, occasione di crescita spirituale. La sua opera non è terminata con la sua morte, è qualcosa di veramente bellissimo questo, poterlo constatare. Paolo ha dato un contributo determinante per la diffusione dell'Evangelo come nessun altro in due millenni di storia della Chiesa cristiana, tant'è vero che la sua opera è proseguita nel corso di tutti questi anni, di due millenni. E sembra quasi che Paolo, proprio in vista della sua morte, abbia voluto chiamare a sé i suoi collaboratori e abbia voluto che gli portassero le sue pergamene, i suoi scritti, perché a tavolino Paolo condivide con loro una preoccupazione. Gli anni stanno passando, i testimoni oculari e gli apostoli, uno dopo l'altro, stanno morendo, non ci sono più. Bisogna garantire la trasmissione dell'Evangelo per le generazioni future, perché questa ricchezza, questo tesoro, questo deposito non vada sprecato, non vada sciupato, non vada perso, ma possa essere custodito, possa essere conservato e possa quindi arrivare anche a generazioni lontanissime. Paolo stava pensando a me e a te, stava pensando anche a noi, a come l'Evangelo sarebbe potuto giungere anche dopo secoli, dopo millenni, a tante altre persone. Forse Paolo non aveva così chiaramente nella sua mente l'idea precisa di quanto tempo sarebbe passato fino al ritorno di Cristo Gesù, probabilmente non pensava che sarebbero passati dei millenni, però ci aveva visto giusto. Era importante, era fondamentale mettere nero su bianco, lasciare per iscritto le testimonianze, i documenti riguardanti la vita e le opere, le parole di Cristo Gesù, la sua morte, la sua risurrezione e tutte le indicazioni che Gesù ci ha dato per vivere la vita cristiana, per vivere quindi l'Evangelo. Custodisci il buon deposito che ti è stato affidato. Per cui Paolo, più che essere preoccupato per la sua sorte, è preoccupato per la Chiesa, è preoccupato per l'opera che Gesù aveva inaugurato e che lui per tanti anni ne è stato un prosecutore, affinché quest'opera potesse avere continuità nel corso del tempo. Mi viene in mente Ellen White, mi vengono in mente tanti uomini, da Lutero, da Calvino, no? Che hanno preso la Bibbia e hanno lasciato come testamento, come eredità queste parole: vi raccomando questo libro, vi raccomando la Bibbia, vi raccomando l'Evangelo di Cristo Gesù. Guardate, questa è l'eredità più grande che possiamo lasciare ai nostri figli, questa è l'eredità più grande che possiamo lasciare alle nuove generazioni: la conoscenza di Cristo Gesù, la conoscenza dell'amore incommensurabile di Dio, la conoscenza della sua grazia, la conoscenza della sua salvezza. Non c'è nulla di più prezioso di conoscere Cristo Gesù, di conoscere la sua parola. È molto più prezioso, come dicono i proverbi, dell'oro, di tutte le ricchezze, di tutti i tesori del mondo. Questa è l'eredità più grande e per custodirla e trasmetterla occorre viverla, occorre farla propria e poterla custodire fino alla fine e poi saperla trasmettere, quindi, oltre che con le nostre parole, con il nostro insegnamento, anche proprio col nostro esempio. Questo è il grande compito di ogni discepolo, di ogni discepola di Cristo Gesù. Ed è bellissimo che Paolo, in modo creativo, con spirito di intraprendenza, di iniziativa, lui che per anni, in modo organizzato, con la pianificazione, con la capacità di saper coinvolgere, di saper responsabilizzare come formatore, ha impiantato tantissime chiese, ha portato l'Evangelo in mezzo impero romano, ecco, ha avuto anche la cura di poter contribuire lui personalmente, poi insieme ai suoi collaboratori, nel redigere metà Nuovo Testamento. E questo è un lascito straordinario, perché ha moltiplicato all'infinito l'opera di Paolo, facendo sì che la sua opera missionaria
fondamentalmente gli sopravvivesse. Paolo è morto, ma la sua opera sta proseguendo ed è qualcosa di meraviglioso. Perché non pensi anche tu a custodire l'Evangelo di Gesù, trovando anche una modalità, avere quella intraprendenza, avere quella fantasia di poter trovare un modo per trasmettere ai tuoi figli, per trasmettere alle persone che ti circondano questo tesoro, magari anche dopo, quando tu non ci sarai. A volte uno dei doni più belli che, a mio avviso, un genitore può lasciare ai propri figli è la propria Bibbia, ma non una Bibbia con le pagine, diciamo, immacolate, ma una Bibbia piena di appunti, evidenziata, piena di note, piena di foglietti, piena di spunti di riflessione, dove c'è la parola di Dio, ma dove c'è la vita di un genitore, di una persona cara, con le sue riflessioni, con le sue paure, con le sue preghiere, con le sue gioie, con le sue conquiste, dove un figlio può ricevere una parola vissuta, una parola di cui ne ha avuto l'incarnazione in una persona cara, che ha avuto un ruolo fondamentale non solo per la propria vita ma anche per la propria fede. Ecco, questo è stato Paolo, lui che non era sposato, che non aveva moglie, che non ha avuto figli carnali, ma in realtà ne ha avuti tantissimi di figli spirituali. Probabilmente anche noi spiritualmente siamo debitori a Paolo per tutto quello che lui ci ha lasciato, quello che continua a darci nella nostra vita spirituale quando leggiamo le sue epistole. Ecco, Paolo ci esorta a fare altrettanto, a trovare un modo per custodire questo Evangelo e saperlo trasmettere alle nuove generazioni. Paolo dirà in 2 Timoteo 3,16-17: tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere, a istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Mi raccomando questa, mi raccomando la parola di Dio, perché tutta la scrittura è divinamente ispirata, è nata per l'iniziativa di Dio, che ha utilizzato degli uomini, uomini diversi per estrazione sociale, per età, per linguaggio, per luogo dove viveva, che nell'arco di 1500 anni, Paolo compreso, anche se probabilmente non aveva ancora pienamente consapevolezza, Dio ha utilizzato per trasmettere la sua conoscenza, per trasmettere la sua rivelazione, perché potesse attraversare le generazioni fino al giorno del ritorno di Cristo Gesù. E qui c'è tutto l'equipaggiamento per il cristiano, l'equipaggiamento spirituale, con tutta la conoscenza dei valori, dei principi, della speranza, la conoscenza di Dio alla nostra portata in questo momento, necessaria per poter vivere pienamente la propria vita di fede per ogni buona opera. Allora termino con questa fiducia dell'Apostolo Paolo, che è la sua ultima parola, il suo testamento spirituale, che ha lasciato a Timoteo, a Luca, a Marco in quella circostanza, ma l'ha lasciata anche a tutti quanti noi. Il Signore mi libererà e mi salverà fino a portarmi nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Io ti auguro con tutto il cuore che tu possa custodire il buon deposito, questa eredità di fede straordinaria che hai ricevuto dell'Evangelo di Cristo Gesù, fino alla fine. Che il Signore ti benedica. Amen.